Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Nero Corvino. Io sono Marta e eccoci finalmente ritornati all'interno del canale con una nuova stagione di Nero Corvino, un po' come se fosse una serie TV. Allora, ragazze, eccomi qua finalmente dopo una breve pausa estiva. Mi sembrava il caso di togliere il piede dall'acceleratore per un po', diciamo approfittarne anche per ricaricarmi e organizzare meglio il futuro di Nero Corvino, soprattutto per quanto riguarda appunto il canale che ci tengo affinché questo spazio sia ben organizzato, a differenza della pagina Instagram, che è un po' una sorta di un raccoglitore così, ecco, molto immediato, mentre invece YouTube io ritengo che abbia bisogno di alcuni criteri per funzionare, quindi mi è sembrato giusto prendere un attimo di pausa e ricaricarmi anche in funzione della nuova ripresa. Allora, come state? Io spero che stiate bene, che abbiate passato una buona estate, un buon periodo estivo, delle vacanze se le avete fatte. È un po' strano effettivamente rimettersi davanti la videocamera e registrare un video. So che non manco da chissà quanto tempo, però già un mesetto di pausa mi ha fatto un po' disabituare alla presenza della videocamera, insomma, del video, e sono veramente super felice di tornare. Sono molto più carica di prima, ci sono nuovissimi progetti e non vedo l'ora di condividere queste nuove avventure tricologiche con voi. Sono veramente carica, veramente molto carica, e sono contentissima del fatto che, nonostante la mia assenza, il canale comunque è stato molto seguito. Ci sono dei nuovi iscritti, anzi, che approfitto per ringraziare. Ho visto che, appunto, nonostante la mia assenza sul canale, il canale ha avuto molte interazioni. Molte di voi hanno commentato, alcune di voi mi hanno anche chiesto come mai, ecco, fossi sparita dal canale. Magari qualcuno che non mi segue su Instagram è rimasto un po' spiazzato. E quindi io volevo veramente ringraziare tantissimo le ragazze, i ragazzi, le persone che si sono iscritte al mio canale YouTube, le persone che mi seguono anche su Instagram, che hanno continuato a supportarmi su Instagram. Vi ringrazio veramente moltissimo e approfitto anche per salutare il mio gruppo delle fate dell'Enne, è il mio gruppo Facebook, il quale link lo trovate giù nell'info box se siete interessati ad iscrivervi e ad unirvi a noi, e anche il gruppo Facebook di Trecce Fatate, che è pieno di tantissime ragazze meravigliose e condividiamo questo mondo naturale, questa passione per i capelli, per le cure naturali, e siamo veramente un gruppo abbastanza affiatato. Quindi io saluto le ragazze, sia le amministratrici, moderatrici, membri e quant'altro, e spero insomma che anche voi stiate bene. Quindi adesso ripartiamo. E ripartiamo dal prossimo video in poi. Vedrete il video dell'inversion method. L'inversion method, molte di voi sicuramente conosceranno questa terminologia, è un tipo di massaggi allo scalpo che hanno lo scopo di incrementare e stimolare la crescita dei capelli. Se mi avete seguito su Instagram, sicuramente sarete a conoscenza del fatto che inizierò un ciclo di inversion method alternato a dei tagli che verranno effettuati dopo la fine di ogni settimana di inversion method. Questo perché? Perché, come molte di voi sanno, magari quelle ragazze che mi seguono in modo un po' più attivo, sanno che la mia chioma è divisa in due gradazioni. C'è una prima fascia di capelli che è nuova, quindi non ha, diciamo, addosso tutti i maltrattamenti degli anni precedenti, mentre la parte più vecchia, che si concentra
tipo dopo l'altezza del gomito fino alle punte, e una parte vecchia e che diciamo così si porta dietro i danni da tintura sintetica, i danni da mezzi di calore, piastra, ricciacapelli che adoperavo fino a 3 anni fa, 3-4 anni fa più o meno. E siccome sono molto motivata dall'eliminare il più possibile questa parte che inevitabilmente cozza con il resto della chioma, che invece si presenta in modo piuttosto sano e piuttosto naturale, e che ovviamente rispecchia i crismi di Nero Corvino, ho deciso di effettuare in questo periodo questo inversion method, in modo da stimolare la crescita pilifera, quindi assicurarmi la stessa lunghezza. Non ho intenzione di perdere comunque i centimetri che ho guadagnato, ma è anche vero che preferisco appunto andare ad eliminare quella parte che vedo un po' comincia a zoppicare, vedo che non reagisce bene in modo ottimale ai trattamenti e che comunque non può essere recuperata, ma in ogni caso comincia a reagire in modo un po' refrattario rispetto invece a quella parte della chioma che invece è sana. Dal prossimo video vedrete tutto, quindi io caricherò per 3 mesi 2 video. Un video in cui vedrete la mia settimana di inversion method e successivamente vedrete un video in cui vi farò vedere come effettuo il taglio post settimana. Quindi ogni mese un video settimana di inversion method e taglio, e poi gli altri 2 mesi in questo modo. Ovviamente vedrete anche la misurazione dei capelli, la crescita, come si effettua il massaggio, tutto quello che ovviamente si riferisce a questo momento di recupero della chioma. Come ormai avevo anche detto su Instagram, c'è una nuova programmazione dei video. I video usciranno il lunedì alle 15 del pomeriggio e venerdì alle 21:30, quindi alla sera. Ovviamente ho preferito che sceglieste voi i giorni e gli orari che meglio appunto si incastrano per voi. Ecco, a me cambia poco, nel senso io sono poco operativa la mattina e comunque voglio tenermela per girare i video e per far fronte a delle problematiche che ci possono essere magari in fase di editing, di caricamento, perché comunque avendo uno spazio libero la mattina riesco a recuperare se eventualmente ho qualche problema, mentre se invece devo pubblicare un video, non so, alle 9 del mattino, non ho il tempo materiale per eventualmente fare delle modifiche o recuperare qualcosa che è andato storto. In ogni caso, visto che come sapete, io giro con la luce naturale. Ora provvederò anche ad acquistare delle luci in modo tale che sono libera anche di girare quando è sera. Dal momento che di giorno io studio, ecco, comunque ci sono le lezioni, sono un po' impegnata. Ovviamente per adesso ho incastrato la registrazione video in questa fascia della giornata, però è anche vero che il fatto di essere più libera nell'organizzarmi con gli orari per registrare è sicuramente un lusso che mi devo prendere, perché mi rendo conto che ovviamente non riesco sempre. Questi giorni e questi orari sono andati bene un po' per tutti e quindi ho deciso di modificare la programmazione. Ovviamente ci tengo a dirvi che non ci sono delle tematiche decise, cioè ad esempio il lunedì parliamo di una cosa e il venerdì parliamo di un'altra cosa. Semplicemente, come ho sempre fatto, ascolto le vostre richieste video, ascolto i vostri consigli, ascolto le vostre dritte e appunto ci faccio un video, quindi mi baso comunque sempre sulla vostra opinione e sulle vostre preferenze, quindi in base ai sondaggi, diciamo che facciamo insieme. Niente ragazze, io ho finito di sproloquiare in questo video. Noi ci vediamo al prossimo video e nel frattempo io vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ciao a tutti.